Saluto e ringrazio Elena Santarelli, grazie, ciao, grazie Elena di essere qui con noi. Bella come il sole, come sempre. Grazie. Sei una luce, mi comunichi questo. Grazie. Vediamo un filmato che ti rappresenta, sì, e poi ci facciamo una bella chiacchierata. È cresciuta in un luogo magico come Sermoneta da una famiglia molto unita. Mamma, papà, un fratello più grande e i nonni tanto amati. Lei è Elena Santarelli, una ragazza semplice, altruista e generosa sin da piccola. Una semplicità che, per chi la vede sotto i riflettori, stona con la sua bellezza, da mozzare il fiato. Sì, perché Elena è 1,80 m di bionda bellezza, che non passa inosservata al mondo della moda. A 16 anni inizia a sfilare a Milano per i più importanti stilisti, poi TV, cinema e teatro. Sei nell'anima. Nel frattempo arriva anche l'amore. Porta il nome di Bernardo Corradi, ex giocatore e oggi dirigente della Lega di Serie A. Elena diventa moglie, ma soprattutto diventa mamma. Nascono due splendidi bambini, Giacomo e Greta. Quasi un anno fa, Elena scrive sui social che suo figlio non sta bene. Condivide il suo dramma e quello della sua famiglia con tutti. Inizia un viaggio doloroso, ma pieno di speranze e di positività. Elena non vuole essere definita una supermamma, ma lo è, come lo sono tutte le mamme che nei reparti oncologici combattono e si aiutano. Tutti quei genitori cercano di far vivere i loro figli nella normalità. I sogni sono semplici: vederli correre, giocare, crescere. Elena in un'intervista ha detto: "Non sarò più quella di prima, sono diventata una persona migliore". Ma Elena forse migliore lo era già. Goccia, goccia, na, 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 fianco a fianco, na, 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 na. Io penso, come è stato detto nel filmato, che tu migliore sia sempre stata. Sono sempre stata una bambina molto sensibile, perché in famiglia sono cresciuta. La figlia della sorella di mia mamma ha una sindrome rara, quindi ci portiamo un anno di differenza. Mm-hmm. Quindi sin da piccola sono stata abituata a crescere con un handicap in casa, con un problema. Ed credo che faccia bene ai bambini condividere dei momenti ludici e giocare con cugini o bambini che hanno problemi. Cresci meglio, ho una fortuna, è stata una fortuna. Tu pensi che parta proprio da lì, allora, da quella bambina lì? Sì, la credo forza che poi che ti è venuta. Io sono del segno del leone, quindi sono un carattere molto forte. Non ho mai amato le angherie da piccola, anche quando prendevano in giro a scuola mia cugina per il suo handicap, diventavo una bestia, passami la parola. Ho sempre difeso i più deboli, infatti mia mamma mi diceva: "Ah, tu da grande farai l'avvocato dei poveri, sei sempre a difendere tutti". Però la sensibilità è un dono e ringrazio Dio di avere questo dono, e soprattutto a mamma e papà che mi hanno sempre insegnato, i miei nonni, di aiutare gli altri. Se hai una cosa va divisa anche con gli altri. L'amore poi è gratis, quindi meglio di così. L'amore è gratis. A volte però l'ipersensibilità sì, diventa anche una sofferenza. Diventa una accentua una sofferenza. Hai ragione, è un'arma a doppio taglio. Però non si può cambiare. No, non possiamo cambiare. Io spesso vado anche per altri motivi in ospedale, per altre famiglie, per altri ragazzi. E sai che presto devo venire con te, eh? Sì. Il tuo invito, ti porto. Il tuo invito, nei miei reparti. Lo sai, quando vuoi. E mio marito mi dice: "Ma riposati un po'". Però mi fa: "Lo capisco che tanto è più forte di te, tu devi andare, devi aiutare, devi fare". Ma io sto bene, per me è una fonte di energia. Quindi perché mi fa bene a te, mi fa bene agli altri, sì. Ma forse fa... È difficile da capire, però mi fa non proprio bene. Non è difficile da capire, Elena, assolutamente. No, perché molti mi dicono: "Ma te, insomma, stai affrontando una situazione, dovresti essere un po' più egoista". Invece no, non ce la faccio. No, io penso che quando uno vive invece determinate situazioni ti si apre anche forse un file che non avevamo, sì, che non avevamo previsto. No, assolutamente. E se sei predisposta a questo tipo di... Sì. E generosità, di sensibilità, sì, secondo sì, me poi si ti accentua. Parlo anche la generosità di un abbraccio, non deve essere per forza una generosità materiale. A volte le persone hanno solo anche di essere ascoltate,
o di essere abbracciate, non c'è bisogno di tante, parole, perché, ascoltare alla fine è un dono. Io tante volte non riesco, non è cattiveria, però delle volte io provo a sfogarmi e trovo magari davanti delle persone che cercano sempre di trovarmi una soluzione, ma io non voglio trovarla la soluzione, io voglio solo un momento di sfogo, che una persona poi mi dica sì, hai ragione, hai perfettamente ragione, perché se volessi trovare la soluzione al mio sfogo sicuro la troverei, Mara, perché sono molto ingegnosa. Senti Elena, perché a un certo punto hai deciso di parlare ai social? Sì. Cioè che... Perché era successo, Mara, in quei giorni che ero in ospedale, erano i primi giorni, ovviamente ero appena uscivo dalla stanza di mio figlio, era un fiume di lacrime, non potevo mai piangere davanti a lui, quindi appena scendevo giù, fuori dalla sbarra del pronto soccorso del bambino Gesù, mi lasciavo andare, non stavo a pensare sono Elena Santarelli, la gente mi riconosce, cioè ero come tutte le altre mamme, c'erano altre mamme che piangevano con me, perché comunque è un grandissimo ospedale con tantissimi problemi, e la sala operatoria poi è vicina a quella del pronto soccorso, ci sono genitori che aspettano i figli in sala operatoria, chi sta aspettando una diagnosi, chi ha appena avuto una diagnosi, quindi si era sparsa la voce che io ero lì, mio figlio era stato ricoverato, e quindi mi hanno chiamato dei giornalisti, ho detto piuttosto che esca una notizia non falsa, però detta in maniera sbagliata, preferisco io a dirlo, tanto non avrei potuto nasconderlo, poi ho dovuto annullare degli impegni di lavoro, e come tu ben sai non è che possiamo dire il falso e dire ho la febbre, non posso venire a lavorare, ho dovuto spiegare privatamente, ho detto magari poi questa notizia uscirà, e l'ho fatto, e poi l'ho fatto anche per aiutare le varie associazioni e la ricerca, perché se non lo facciamo noi che siamo personaggi pubblici, chi dovrebbe farlo? Assolutamente. Perché il veicolo è molto forte, se non altro la popolarità, no? E l'essere seguita da ho sfruttato tante persone, assolutamente, questo può essere molto utile. E siamo stati ripagati da tanto affetto, pochi cretini, ma tanto qualche affetto. Qualche cretino c'è stato, sempre. Ma noi cretini lasciamoli lì, però sei stata ripagata con un'ondata d'amore e d'affetto, sì, assolutamente. Che veramente sì, mi ha colpito moltissimo, ha colpito molto anche a me. Grazie. E credo che questo faccia bene, perché poi l'amore che il pubblico, le persone ti possono dare, sono anche di conforto in determinati momenti, no? Assolutamente. L'amore, e poi soprattutto io mi rendo conto che anche quando mi scrivono privatamente altre mamme da Milano, da Pavia, da Cosenza, con lo stesso problema, e io cerco di tirarle su, perché so le parole giuste da dire ormai, infatti mi dicono che dovrei fare il mental coach in queste situazioni. Io trovo un estremo piacere quando mi scrivono Elena, mi hai cambiato la giornata, rileggo le tue parole e sono strafelice, grazie per avermi cambiato il senso di questa giornata, vedevo tutto nero, adesso vedo una luce, a me fa piacere.